Stesso, per suo tramite, Presidente, la collega Carrescia ha argomentato bocciando nei decreti precedenti emendamenti che andavano a fare sostanzialmente quello che viene oggi riportato. C'è una sua dichiarazione allo stenografico di contrarietà e di bontà rispetto alla normativa che era stata fatta nei precedenti decreti. Contenti che col tempo si cambia idea. Il problema è riuscire a aver cambiato in senso migliorativo il testo, però non si può dire che ci saranno eventuali oneri a carico del responsabile laddove poi l'ISPRA valuti che ci sia un rischio di natura ambientale. Perché ricordo che avete appena depenalizzato i responsabili, quindi i responsabili non pagheranno nessun tipo di sanzione, e quello che poi è la cosa più paradossale è quella di comprendere come e chi pagherà, perché oggi il responsabile è il commissario. Se il commissario è un'autorità, una funzione governativa, saremo ancora noi a dover pagare anche questo, perché voi prevedete che un materiale venga messo lì e soltanto dopo venga valutato se quel materiale era idoneo o meno, con costi a carico Grazie. della collettività dopo. Grazie. Grazie, onorevole Crippa. Metto in votazione l'emendamento delle commissioni 1.400 con il parere favorevole di Commissione Governo e dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Archi, Marotta, Dallai. Ci siamo? Boccuzzi. È chiusa la votazione. La Camera approva. Passiamo all'emendamento 2.1 Vallascas. Parere contrario di Commissione Governo, favorevole dei relatori di minoranza. È aperta la votazione. Bianchi Stella. Durante. Forza, colleghe. È chiusa la votazione. La Camera respinge. 2.200 Crippa. Parere contrario. Onorevole Crippa, prego. Grazie Presidente. Questo è un articolo molto controverso, un comma su cui nelle scorse settimane ci sono stati anche diversi articoli di giornale con prese di posizione della sottosegretaria, della viceministro Bellanova. È la copertura finanziaria gravante sulla cassa dei servizi energetici. Durante le audizioni in commissione, 400 milioni di euro vengono caricati sulle spalle dei consumatori mediante la cassa dei servizi energetici. Quella stessa cassa dei servizi energetici venne in commissione a dire che qualora